Allora, l'educatore cinofilo è quella figura e professione che si occupa di gestire il proprietario assieme al cane, ovvero andare a fornire delle basi educative, ovvero educare un cane cosa vuol dire? Rendere più gestibile il cane nel contesto cittadino. Visto che comunque viviamo in una società che ci impone delle regole, ci sono spazi stretti, tipo i marciapiedi, piuttosto che le macchine, negozi, il cane ha bisogno di essere educato e semplicemente di diventare più gestibile nel quotidiano. Noi ci occupiamo di questo e di aiutare il proprietario a capire come comunica un cane, come comunicare noi con i cani, quindi dirci le cose giuste e soprattutto rendere la vita più agevole al cane e alle persone che stanno attorno al cane, quindi non necessariamente solo i proprietari, ma i nostri amici, le persone che incontriamo per strada, nei negozi, al parco soprattutto, e far sì che il cane possa rispettare queste regole. La differenza tra educare e addestrare è molto sottile, ma spesso sostanziale, in quanto educare significa rendere più gestibile il cane, renderlo partecipe della nostra società. Addestrare è un qualcosa che viene poi dopo, in un secondo momento, aumentare le sue capacità, ad esempio nello sport, come addestrarli all'agility, all'obedience, discipline sportive, oppure farlo diventare un cane da lavoro, come cane della protezione civile, delle forze dell'ordine e via dicendo. La nostra figura si occupa anche di fornire una consulenza nel momento in cui noi vogliamo adottare un cane, sia un cane di razza, per capire qual è la razza che più è congeniale al nostro ritmo di vita o alle nostre aspettative semplicemente, perché ogni razza ovviamente deve tenere presente che è stata creata dall'uomo per svolgere dei lavori, cani da caccia, cani da pastore, da conduttore o da guardia degli armenti, piuttosto che cani semplicemente da guardia e difesa. Se noi ci informiamo prima, eviteremo sicuramente di avere dei problemi che poi potremmo riscontrare nella vita con il nostro cane. La cosa importante che andiamo anche a dire ai nostri clienti è quella di imparare non solo a educare il cane, ma imparare anche a giocare con i cani. Spesso noi pensiamo che i cani siano abbastanza limitati, quindi li sottoponiamo al gioco con la pallina o il tiremolla o il bastone. Con il cane possiamo fare tantissime cose e soprattutto possiamo insegnarli a giocare con il loro naso e con la loro testa. La quantità di attività fisica deve essere altrettanto con l'attività mentale, quindi insegnargli a utilizzare le proprie abilità cognitive. Possiamo anche insegnargli a giocare col fiuto, piste, ritrovare oggetti, ritrovare i proprietari, insomma divertirsi col cane. Ci sono mille opzioni e abbiamo veramente un sacco di attività da poter fare, e se vi rivolgete a un educatore cinofilo professionista vi potrà spiegare come divertirvi e soprattutto come far divertire il vostro cane. L'importanza anche di stimolare il cane e di aumentare la relazione tramite il gioco ci può essere anche molto utile con i bambini. In un contesto familiare spesso si trovano cani e bambini e abbiamo la necessità di farli interagire e abbiamo paura spesso a farli interagire, ma se noi utilizziamo il gioco come ponte, come tramite, è sicuramente il modo migliore per instaurare una relazione, perché il concetto fondamentale di educazione risiede proprio nella relazione. Io non ho bisogno di essere il leader del mio cane tramite la forza o l'imposizione, come spesso si sente ancora dire. Io sarò il leader del mio cane perché il mio cane sa che sono una persona di riferimento che si può fidare, che tutto quello che gli chiedo è un qualcosa che andrà a suo beneficio, e se glielo chiedo c'è un motivo. E la relazione si crea quotidianamente, vivendo semplicemente col cane, perché il cane ha bisogno della nostra compagnia, e soprattutto tramite il gioco e le attività che possiamo fare assieme. Da una semplice passeggiata al gioco con le palline, con il fiuto, con qualsiasi cosa ci viene in mente. Anche quando dovete andare a fare la spesa o a prendere il giornale, approfittate di portarvi dietro il cane, che può essere un momento in più per stare assieme e creare relazione. Semplicemente facendo quei due passi il vostro cane vi ringrazierà perché state assieme e potete fare sia attività di gioco, educazione e creare relazione.